quindi sono per Xanax e oggi vi parlerò di pomodori verdi fritti alla fermata del treno. Ce l'ho fatta a dirlo tutto. È il film che avete scelto voi per il mese passato, però stavo facendo il coso degli Oscar e quindi l'ho messo un pochino indietro. Però vi ha fatto scegliere tra questo e Gravity e avete detto sì, pomodori verdi fritti, e sia. Per il prossimo mese i più votati mi sembra siano Mr. Nobody e Confession di un regista dal nome asiatico. Fatemi sapere quale dei due preferite e sarà fatto. Grazie mille per avermi suggerito Pomodori Verdi Fritti. Mi piace tantissimo se mi suggerite dei film che non ho mai visto e mi piacciono tantissimo. L'ho sempre sentito nominare tantissimo, però non l'avevo mai visto. Il film mi è piaciuto molto, ha due sistemi narrativi molto differenti. Uno parla di Evelyn Couch, il sorrentino della situazione che non sa l'inglese. Couch è divano e gli hanno dato questo nome proprio per dargli il senso di sedentarietà. Questo personaggio è interpretato da una super mal vestita Katie Bates, che io ho adorato i suoi outfit. Erano terribilmente brutti, come quello là in cui fa la fatina del cielo fan sexy, oppure quelle felpe con le rose stampate sopra, quei cappellini terribili. L'ho adorata, è bellissima. Insomma, da una parte c'è la storia di lei con il marito Ed, pienamente ambientata credo nei fine anni 80, no, credo i primi anni 90, in quando è uscito il film. Il loro matrimonio va malissimo. Lei ha una personalità continuamente rifiutata dal marito. Qui non se la caga di pezza. Lei viene sminuita sia dalla società per il suo aspetto, sia da se stessa e sia dalla moglie e la zia, anzi, quale moglie? Dalla zia del marito che vanno a vedere, a trovare in questa casa di riposo. Ogni volta lei va lì tutta chetina, ehi, ciao! E la tizia gli lancia delle cose per colpirla in faccia e stramazzarla. E lei così sta lì, ferma zitta e tutta buona sul divano. Mentre Evelyn Couch sta lì sul divano a mangiare i cioccolatini, cosa che adoro fare anch'io, è uno dei miei hobby migliori, incontra Ninni, una signora anziana. Ninni ci introduce nell'altro livello narrativo, ovvero ci racconta la storia di Ruth e Iggy, due donne anticonformiste che vivevano nel sud degli Stati Uniti, in un tempo molto difficile che c'era ancora lo schiavismo, c'era anche il Ku Klux Klan, non riesco mai a dirlo. Insomma, vivevano negli anni 30 ed erano delle donne molto particolari perché volevano combattere sia il maschilismo che il razzismo, quindi erano le nemiche numero uno dell'uomo medio, yeah! Inizialmente il personaggio di Ninni sembra un personaggio un po' così, anzi all'inizio pensiamo pure che sembra mezza toccata, diciamo sì vabbè ma questa è matta, io sto qui per stare con la mia amica, sì vabbè dicono tutti così al manicomio, io almeno ho pensato questo appena ho visto il film. Ho tentato di trovare molte informazioni sul romanzo che io non ho letto, quindi mi sono andata un pochino ad informare. E a quanto ho capito il romanzo si concentra soprattutto sulla discriminazione, sull'essere inadatti per la società, che tu sia gay, nero, sovrappeso, anziano, insomma tutte quelle categorie, bruttissima parola, che vengono considerate delle reiette in una determinata società, che sia negli anni 30, quindi ci sarà un tipo, che sia negli anni 90, quindi un altro tipo di reietti. Il film è una versione molto molto edulcorata di tutti questi temi del maschilismo, vengono semplicemente sfiorati perché è stato pensato ovviamente come un film per famiglie. Secondo me tutti i temi si possono affrontare in una maniera molto delicata, anche solo accennare, però si possono spiegare bene. Quindi questa cosa del no, sfiorato semplicemente perché ci sono i bambini, a me sinceramente non piace, non la trovo una scusa adeguata. Cosa ha fatto il regista? Ha detto è un film per famiglie, togliamo la storia d'amore tra Ruth e Iggy, facciamola diventare un'amicizia omoerotica. Poi il regista nei contenuti extra del film dirà una cosa molto particolare, secondo me è una leccata di culo per salvarsi, che però non è riuscita neppure vagamente. Ha detto che secondo lui la scena in cui loro si lanciano il cibo era un'allusione a un rapporto sessuale. Abnett, ci hai provato, hai tentato di difenderti, però insomma non è convincente questa cosa. Ok, erano gli anni 90, era un altro periodo, eccetera, però non è che per dimostrare che due persone hanno una relazione d'amore sessuale si debbano fare delle riprese stile La vita da Adele con sforbiciata a destra e a smanca. No, ci sono tantissimi altri modi, quindi insomma poteva essere una cosa fatta capire, però insomma poteva essere anche adatta a tutti gli altri, anche a chi dice oh, questa cosa non mi piacciono. Per quanto possa essere stato edulcorato, questo film rimane una cosa fondamentale, ovvero è un film tutto al femminile, in cui le donne hanno una figura attiva, sono le più coraggiose, sono indipendenti e riescono a contrastare il gruppo del Ku Klux Klan addirittura. Io non riesco a dirlo, Ku Klux Klan. Una delle mie fobie è il Ku Klux Klan, non so perché. Però è una delle mie fobie, ho delle fobie strane. Le statue a me fanno paura. Torniamo a parlare di Ninni. Ninni ci introduce alla storia di Iggy e Ruth, come vi ho detto, e funziona quasi da allegoria per la storia di Evelyn. Lei imparerà e capirà dall'esperienza di queste donne molto di più di quanto possa imparare dai gruppi di autoaiuto sull'indipendenza femminile a cui la porta la sua amica, e qui fanno vedere tipo uno specchio
specchio per terra e si devono guardare la vagina per un'ora e parlarci. E la cosa assurda è che quei corsi andavano effettivamente di moda. La sua amica nella vita reale la porta a tutti questi gruppi che in realtà sono una cretinata, che mostrano un'idea di indipendenza estremamente fittizia, fatta di slogan e niente di più. E invece la storia, per assurdo, nell'epoca precedente, riesce a dare molta più libertà e molta più indipendenza alla vita personale di Evelyn. Come vi ho detto, Evelyn si chiama couch proprio per il divano, perché è sciatta, è pigra e vuole stare sempre sul divano. Infatti i primi incontri con Nini si svolgono proprio lì, sul divano, mentre Em si strafoga di schifezze. Però man mano questo cambia, così come cambia lei. Si cambia sia esteriormente, ma soprattutto interiormente. Rinasce un nuovo rapporto con il marito proprio perché si ama lei per prima. Capirà che l'indipendenza non è qualcosa che ti devono insegnare gli altri, oppure ci sono dei meccanismi, ma è una cosa che devi assorbire tu, capire tu te stessa. Devi accettarti prima di poter essere accettato dagli altri. Io ho fatto una valle di lacrime durante tutto il film, sia quando succede del fratello, io ero letteralmente lì, no! Anche quando c'è il bambino, no! Quindi ero lì che piangevo come una matta. Ora ci sarà uno spoiler, quindi se non avete visto il film, volete vederlo, io vi consiglio di smettere qui, non me la prendo, ciao! Aspettiamo un pochino che tutte le persone abbiano chiuso la finestra. Se siete rimasti e avete visto il film fino a questo punto, io ho una domanda terribile da farvi, a cui ho cercato risposta addirittura su Yahoo Answer. Se sentite questo rumore, è Shiloh che sta scavando nella cuccia. Finito il film, io avevo un dubbio. Cioè, Mini è Iggy? Perché inizialmente l'ho pensato, visto che c'è uno sguardo un po' così, però allo stesso tempo ho fatto... Secondo me non potrebbe essere a livello temporale, perché lei è lì nell'ospizio, nella casa di riposo, ad accompagnare una signora che, quanto ho capito, è la figlia piccola di quella là che viene picchiata dal marito di Idi quando entra nella tavola calda e vuole rapire il figlio. Però è una bambina piccola e quindi Iggy era decisamente più grande in quell'epoca dei fatti, quindi non potrebbe essere che quella signora sia morta e lei sia ancora giovane, è una signora anziana, però sia ancora in vita, in buona salute, eccetera, eccetera, quindi non mi convince troppo. Ho cercato delle informazioni e mi hanno detto che praticamente nel libro è spiegato molto bene che quella signora sia un'altra signora e non Iggy. Perché dicono che all'inizio del film praticamente dice anch'io ero innamorata del fratello di Iggy, era bellissimo, e per un secondo si vede. Inoltre c'è anche un'altra cosa, lei nel film dice che in realtà si è sposata, amava suo marito, poi è morto e hanno avuto un figlio, e Iggy non può. Quindi non so, questa cosa, per favore spiegatemi chi sia quel Nini, da dove è uscita, perché ha poi lo stesso cognome di Iggy, ho visto, se non sbaglio. Fatemi sapere, ho bisogno. Ciao! Inoltre, se vi volete sentire un mio piccolo commento sui vincitori dell'Oscar, potete cliccare qui. Ciao!